Qual è la sorpresa di no, questi stamattina minuti? Ci siamo alzati e siamo andati per le spettanze che ci aveva promesso anche alla stampa sabato il nostro sindaco, invece non ha versato alcunché nelle casse della società e quindi probabilmente supponiamo che è un piccolo dispetto perché i lavoratori siano saliti sopra al tetto e, insomma, stiamo parlando insomma, con una persona che veramente non ha proprio credo, l'idea di cosa significa fare il sindaco e nemmeno avere un ruolo istituzionale. Quindi da quello che mi dice sostanzialmente sono stati bloccati i pagamenti. Quelle alla... erano le nostre dovute spettanze che loro hanno tra l'altro pubblicizzato come una grande cosa perché hanno messo 500.000 euro e invece erano i soldi che ci dovevano, ovviamente non ce l'hanno versati. Questa situazione è veramente imbarazzante dal punto di vista politico del Comune di Frosinone. E a questo punto, Paolo Iafrate, che cosa si fa? Come si procede? Ecco, noi continuiamo a essere addirittura senza soldi perché senza da aprire non ci pagano. Siamo stati licenziati, loro non hanno i soldi nemmeno per licenziarci, quindi nemmeno per il TFR, niente. Noi gli abbiamo chiesto allora perché si sono infilati in questa situazione senza ritorno, avrebbero potuto benissimo stare a sentire noi e la Regione Lazio e tornare sui loro passi senza che la situazione degenerasse anche dal punto di vista economico. Invece questa è la scelta, è una scelta di un uomo duro, un uomo che ha fatto le sue scelte e non ritorna indietro, però questo lo pagano le conseguenze la città, centinaia di famiglie, lavoratori, e questo è il risultato reale di tutta questa situazione.